E a questo punto, come dire, quale spunto migliore per chiamare qui i partner di Ethan Hightech che abbiamo presenti, che sono ovviamente siete partner industriali di grande spessore. e della persona di Salvo Rosa e naturalmente Rosario Sapienza di Impact Hub. Se sopravvivo andiamo avanti, altrimenti se è un piacere per te, sarà molto bello che quello sia fatto. Ora, a questo punto non posso che cominciare con un paio di domande appunto a quelli che non sono ospiti, perché sono di fatto i padroni di casa qui. Salvo, qual è il rapporto tra una grande azienda e una rete di piccole aziende? Come questo può valorizzare entrambe? Vabbè, innanzitutto buonasera a tutti e grazie. Avere l'onore di condividere assieme a voi un pensiero di fatto che io vi rappresento in qualità di grande azienda, grande impresa, che insomma, in questo tema ha un trascorso, un passato, un ricordo che poi in Italia oggi vince ancora. Se sei una grande impresa, hai accesso ai canali, sostanzialmente porti lavoro e poi sei bravo a portare questo lavoro, ti noti, di chi magari lo sa fare. E quindi oggi purtroppo siamo abituati a vedere queste grandi imprese che stanno dappertutto e poi magari condividono gli stessi elementi che alla base sono quelli quali fanno le cose, che garantiscono il funzionamento e quindi hanno il know-how. Bene, oggi Sierte effettivamente ha una sua nomea nel mondo delle telecomunicazioni, ma ha capito che vuoi perché anche i nostri grandi clienti cominciano a fare acqua, no? Vuoi perché di fatto è un modello che è cambiato, sta cambiando e cambierà sempre di più, ritiene invece di cambiare questo modello, almeno tentare di avvicinarsi a quello che è il mercato della competenza, del saper fare, del saper porsi e quindi condividendo assieme a loro le opportunità. È chiaro che poi insomma, la grande impresa ha dei punti di forza che in qualche maniera poi gli permettono di essere una grande impresa. No? Oggi la legislazione italiana ci ricorda che se sei grande impresa, se superi 500 persone, di fatto tutti noi sappiamo che vuol dire fare impresa in Italia, no? Cioè, il problema non è solo tecnologico, ma poi di confrontare tutte le tematiche amministrative a cui siamo tutti sottoposti. Ecco, secondo me è importante pensare a una grande impresa come quella realtà che ha le spalle larghe, che può permettere l'applicazione, perché la fattibilità di tutto quanto c'è ben spiegato, però sempre in un'ottica di condivisione, collaborazione e apertura, perché è grazie all'apertura che poi a nostro avviso possiamo concretizzare. Grazie. Invece questa è la parola. Intanto comincerei, cos'è Impact Hub? Lo so, mi tocca spiegarlo, è una cosa dalla quale non ci possiamo. Io innanzitutto sono assolutamente ispirato dalla vostra introduzione, quindi veramente, ovviamente casca molto dal pennello di molte delle cose che facciamo, quindi spero che mi venga più facile del solito raccontarlo, perché in fondo Impact Hub è una rete internazionale che ad oggi conta circa 10.000 persone che lavorano quotidianamente in 60 spazi, in 60 città dei 5 continenti, nelle modalità che molto bene avete raccontato. Sono persone che non vengono dal mondo delle tecnologie in esclusiva, ma sono persone che si trovano fianco a fianco l'una con l'altra, pur non condividendo il background e non condividendo neanche le competenze, ma condividendo un po' il paradigma di fondo per cui, al quale credo ormai siamo arrivati velocemente attraverso le vostre parole, cioè se vogliamo fare business, essere competitivi,
dobbiamo lasciare il business tradizionale, dobbiamo assumerci il carico di due cose, una visione un po' più di medio-lungo periodo e un'assunzione dei costi complessivi delle nostre operazioni di business che riguardano le ricadute sociali che questi nostri business genera e che riguardano le ricadute ambientali e di risorse naturali, quindi le nostre ricadute sulle cose, che è un bel argomento. Quindi la rete degli hub è questo. Noi siamo in Italia ad oggi 7 hub. Curiosamente l'Italia è il paese che ha una più alta concentrazione al mondo di hub. Questa è una domanda che rimane in evasa. Non sarà, probabilmente la risposta è anche nella tua premessa. Cioè nel momento in cui serve capacità di vision e in paese la capacità di vision non c'è più, bisogna trovare attori nuovi che costruiscono la vision. Sì, sicuramente questa è una risposta che sottoscrivo, cioè abbiamo troppi punti interrogativi in Italia per avere paradigmi più stringenti e quindi il paradigma è come tornare al via, no? Ricreare comunità, ricreare spazi, contesti generativi e quindi tutti ci muoviamo in questo senso. Quindi da Rovereto a Siracusa esistono 7,5 spazi di coworking perché questo è il nostro, se volete, ottavo spazio di coworking della rete degli hub, perché grazie alla nostra adesione al network con la sede di Siracusa noi siamo in grado di operare in Sicilia all'interno della rete degli hub. Questa è la risposta, diciamo, formale, allora, formale diciamo, che disse qua alla domanda. Mi piaceva commentare, se volete, alcuni degli stimoli che veramente sono molto esplicativi anche della ragione per la quale ci troviamo in questa avventura insieme. Siamo molto diversi. Voi avete da un lato un potere tecnologico, da un altro un potere aziendale. Aziendale, quando dico aziendale, dico puramente aziendale. Noi siamo molto più complicati come cosa, perché siamo in parte tecnologici, ma non direi fondamentalmente tecnologici, veniamo dal mondo del privato sociale, veniamo dal mondo dello sviluppo, veniamo dal mondo della consulenza della pubblica amministrazione, veniamo dal mondo del volontariato, veniamo dal mondo della libera professione, veniamo dal mondo dei mestieri tecnologici, ma anche dei mestieri un po' fai da te, dal mondo della mediazione, cioè veniamo da tante altre cose. E quindi dotare la nostra community, che è una community che per quanto ricca è scalcinata dal punto di vista di quella che è la sua capacità di mordere il mercato e di trovare delle soluzioni performanti dal punto di vista della spendibilità di queste sul business, trovo che ci siano tante potenzialità di sinergie positive in una logica che è quella che tu hai splendidamente raccontato, cioè la logica della connessione non solo tra persone ma anche con oggetti, che mi riporta a quel bellissimo libro che non so se l'hai letto ma consiglio, di Bruno Latour, che ci spiega molto chiaramente che noi non siamo mai stati moderni ma che probabilmente oggi capiamo perfettamente che non lo siamo affatto, se c'è qualcuno che ancora crede questo, e lo capiamo esattamente dalla cosa che dici tu, cioè dal fatto che la definizione di modernità, tutto sommato ce la siamo raccontata per secoli come una distinzione corroborante fra natura e cultura e quindi fra il mondo delle cose nella nostra capacità di vederle per come sono e il mondo della politica, delle relazioni, e qui basta aprire qualsiasi giornale o ascoltare la tua presentazione per capire che questa disconnessione fra natura e cultura, e quindi il mondo che deve capire, il mondo che deve fare, il mondo che deve decidere politicamente, il mondo degli scienziati, o il mondo del discorso, dell'estetica, del congiungimento, della rete, e anche quindi delle nuove tecnologie, sono tre ambiti che per sopravvivere devono tenersi per mano strettamente, devono cominciare a dialogare in una interconnettività a doppia entrata che assolutamente non può più, alla quale non possiamo assolutamente più rinunciare. Questo è quello che mi piacerebbe fare con voi. Credo che siamo abbastanza in sintonia, che abbiamo poco da raccontarci ulteriormente, dobbiamo solamente
galoppare su questa struttura perché abbiamo tantissime cose da fare. Finisco dicendo una piccola cosa. Io appartengo a una rete che molto pomposamente sostiene e pretende di voler cambiare il mondo, cioè lo trovate fra i tag, fra gli slogan della nostra cosa. Quando io parlo con mio figlio 7 anni e gli dico se vuole cambiare il mondo, lui mi guarda stupito e dice no, perché dovrei cambiare il mondo? Io credo, e anche la tua presentazione mi ha ispirato in questo senso, che tutto questo gran casino che noi cerchiamo di organizzare ormai da un po' di anni non è finalizzato a cambiare il mondo, ma in qualche modo a restituire al mondo quello che è il senso che ognuno di noi immagina esserci. E non è il problema solamente di cambiarlo, ma anche di riconoscerlo in quello che c'è, nei potenziali che esistono, specialmente nel nostro sud, che appunto di potenziale ancora non ne ha espresso, mentre magari in altre regioni del mondo questo potenziale lo abbiamo già visto e rivisto, mentre qui abbiamo veramente tutto da fare. E quindi mio figlio mi aiuta a rilassarmi in questa ambizione un po' ansiosa di voler per forza innovare, per invece rasserenarmi sul fatto che dobbiamo trovare il ritmo giusto, senza troppe ansie e angosce, per vivere nella maniera migliore questo splendido momento storico, che in fondo è magnifico, proprio perché forse se non fosse stato un momento storico di questo genere, con questo tenore, con queste tensioni, noi non saremmo qui a parlare. L'innovazione come motore di cambiamento, di un cambiamento che non necessariamente è un rinnovamento, ma è anche un cambiamento orientato a restituire dignità in qualche modo al nostro tempo. E in questo senso hai citato un tema che è centrale, quindi il ruolo tra innovazione e cambiamento e sud. E non posso a questo punto chiedere a Manuele qual è il fil rouge che collega questi tre elementi, quindi in qualche modo come una struttura che è fatta di grandi aziende, di reti di medie imprese, di strutture che hanno un taglio evidentemente, nella sua parola si emerge ad ogni parola un taglio umanistico particolarmente interessante in una pur concreta dimensione tecnica e tecnologica. Quindi quali sono appunto i fili conduttori che legano questi tre elementi rispetto a quelle che sono le potenzialità di questo territorio? Cioè come lo rilanciamo, come lo ricostruiamo, come lo ripensiamo per recuperarlo il territorio e come possiamo farlo con lui? Io devo riportare adesso sulla terra, perché lui è fantastico, mi sto dando un inquadramento eccezionale a quello che anche le motivazioni che ci tengono insieme. Alla tua domanda vorrei provare a rispondere in modo pratico, pragmatico, e tornare a obiettivi, azioni e strumenti. Noi abbiamo per l'ennesima volta abbiamo una grande opportunità. Il fatto che dobbiamo fare tutto da zero è una grande opportunità. Okay? Per costruire, per creare, ci vogliono le visioni e ci vogliono anche i compagni giusti per condividere le visioni. E probabilmente tra visione e compagnia qualche risultato in questo momento. Ecco, possiamo anche pensare di averlo raggiunto, nel senso che siamo tranquilli che con questa allegra brigata possiamo arrivare da qualche parte. Adesso dobbiamo concentrarci sugli strumenti, dobbiamo costruire. Quindi il tema creazione di ideazione ci siamo, possiamo anche pensare, adesso dobbiamo costruire. Per costruire bisogna trovare risorse. Da qualche parte qualcuno diceva follow the money, dove sono i soldi? Ci sono i soldi, abbiamo la consapevolezza di dove ci sono i soldi, sì. Siamo nelle condizioni di andarli a prendere e portarli qui per costruire, qui li prendiamo e poi costruiamo, qui il tema è investire in progettualità, tanta progettualità,
abbiamo un tesoro enorme di risorse costituito dalla nuova programmazione, così come c'era anche con la vecchia programmazione, che abbiamo dimostrato di non essere stati capaci di spendere. Poi c'è qualche qualche numero, ci diamo quello che vorranno, ma credo che realmente, ecco, al di là della spesa quantitativa rispetto a quello disponibile, la spesa che ha avuto realmente impatto è stata decisamente pochissima. Cioè, come è cambiato, come si è consolidato il nostro paese grazie alla programmazione del 2016, cosa è migliorato, cioè qual è il risultato di impatto? Probabilmente, o il fatto che non esiste capace di spendere già una buona parte. Bene, allora abbiamo un nuovo ciclo di programmazione con le stesse risorse, quindi possiamo pensare, ricominciamo da zero e concentriamoci su una spesa di impatto. Il doppio delle risorse. Guarda, il doppio delle risorse rischiamo praticamente quindi di darci il giorno di spendere ancora meno. Mi contenterei anche di avere le stesse. Poi il tema sarà il cofinanziamento, il tema sarà poi capire realmente quali saranno quelle disponibili, però ci sono. Per andare a prendere ci vuole progettualità. Progettualità, anche qui noi italiani siamo bravissimi a farci gli sconti, no? Sì, è vero che c'è scritto che i progetti devono in qualche modo fare riferimento a fabbisogni che sono stati valutati con il territorio, con il partenariato, con il beneficiario finale, con l'utente finale, però poi noi ci facciamo una riunione con quattro amici, facciamo un verbale, lo mandiamo a Bruxelles, sono tutti convinti che nel partenariato l'abbiamo fatto. Non è così. Io non credo che sia così. O quantomeno credo che, se da un'altra parte c'è qualcuno che il partenariato lo fa davvero, quantomeno può rivendicare il fatto di avere un partenariato vero. E poi ci confrontiamo, ci fa bisogni che riteniamo noi, e fa bisogni che qualcuno praticamente dall'altro magari ha scritto, ha raccolto quattro firme e li ha trasmessi. Allora, grande investimento e fatica per sul territorio andare a rilevare questi fabbisogni. E non ci vuole la comunità. In questa fase preparatoria fondamentale, okay, per fare progettualità seria che possa avere realmente poi probabilità di successo, questa è la prima fase. Allora la comunità diventa un must, lo dobbiamo fare, non è un'alternativa. E cosciente del fatto ci sarà qualcuno che dirà che è sulla carta, non è vero, non serve, io sono Acme S.p.A. La più grande impresa del mondo, e siccome sono Acme, a me devo fare finanziamento, anche se non faccio tutte queste cose, le faccio anche per fare. Allora, noi, un po' per stare, come dire, fedeli al nostro patto etico, un po' perché crediamo che quando lo facciamo davvero poi sui contenuti li andiamo a condividere, possiamo avere anche, come dire, la forza per contestare chi quel partenariato in realtà l'ha fatto solo sulla carta. Questo è il primo passo, quindi questo è anche il motivo. Poi appunto c'è il problema di realizzarla questa progettualità, e quindi dobbiamo trovare le migliori risorse che possono esprimere quella progettualità allo stato dell'arte a livello mondiale. Siamo bravi noi, ma dobbiamo essere altrettanto bravi ad allargare questa comunità a quelli che possono essere partner, che fedeli all'adesione di un patto di così alto valore vogliono mettere a servizio delle loro competenze. E le troviamo, esprimiamo progettualità. C'è un problema, che quando vogliamo pensare a progettualità con un impatto forte su quello che è cosa pubblica, abbiamo bisogno che in questa comunità, in qualche modo, chi è delegato a gestire il pubblico venga a discutere, venga condivida questo nuovo modello. E qui io faccio, lo ammetto, grande fatica. E spero che nella comunità troviamo quelle energie, quei metodi, quei protocolli che portino i nostri delegati alla gestione della cosa pubblica a questi capi. Perché purtroppo
l'aver drogato il rapporto fra pubblico e privato in tanti anni di falso partenariato, di un paese che è fondato sulla turbativa d'asta, un paese che da questo punto di vista quindi vede quasi essere controparte due facce della stessa medaglia, cioè chi gestisce la cosa pubblica e chi produce dall'altra parte, e producendo genera il valore, una parte del valore che deve essere gestito per poi mandare avanti la cosa pubblica. Ecco, oggi se ci si presenta solo come impresa rischiamo sempre di avere e fornire l'alibi di essere quelli che guardano solamente l'interesse del privato. E nella comunità probabilmente, e qui il privato nella comunità fondamentale, eticamente, che deve accettare le regole della comunità, prima viene la comunità, prima viene il bene pubblico, prima deve far parlare chi realmente in maniera autentica e genuina può rappresentare l'esigenza di quel territorio, di quella comunità, quelle che ha la capacità di rappresentare quelle istanze e poi le mette a comune sulla progettualità. Io spero davvero, Rosario, che in questa comunità che mettiamo in piedi noi, e lo so che ci sono risorse ed energie valide, competenti, attive, che possono instaurare questo dialogo con una pubblica amministrazione che su questi temi non c'è, è lontana, è distante, e quando si avvicina lo fa strumentalmente, lo fa semplicemente per reiterare un comportamento di gestione del consenso che deve necessariamente cambiare per cambiare questo nostro territorio. Comportamento orientato alla gestione del consenso, però va detto che proprio con la rete e con le reti, che ricordiamoci sempre che parliamo di reti di persone che attraverso le tecnologie interagiscono, diventa sempre più difficile, perché i meccanismi di accountability, diciamo così, vivono momenti di verifica incrociata dai quali è sempre più difficile prescindere. Tradotto, è sempre più importante che i cittadini diventino watchdog, cani da guardia dell'attività dell'amministrazione. E non soltanto perché l'amministrazione, se non viene guardata da cani da guardia, rischia di derivare, ma anche perché l'attività di watchdog genera automaticamente meccanismi virtuosi da parte, dovrebbe generare meccanismi virtuosi. Questo però naturalmente prevede che vi siano cittadini in qualche modo consapevoli e coscienti. Questo in qualche modo crea una responsabilità in quelle smart community che si stanno costruendo, la responsabilità di creare cittadini consapevoli, perché non possiamo pensare alle smart city senza che le smart city siano abitate, come dicevo prima, la smart citizen, cioè da persone che sono consapevoli dei propri diritti e delle modalità per esercitarli. E questo ovviamente è un tema centrale. Ma d'altro canto stiamo parlando di un contesto in cui non si fa solo teoria, perché i progetti già li avete messi in campo, e al netto, diciamo così, delle facilitazioni che potrebbe dare l'amministrazione, l'essenziale sarebbe che l'amministrazione si mettesse di traverso. Questo peraltro è emerso in un bellissimo sondaggio pubblicato recentemente dall'università, nella quale si chiedeva agli imprenditori cosa volete dall'amministrazione. La risposta più frequente era nulla, che sia ferma e non fa danni. Perché in effetti questo è il punto. Però ci ho detto, smart citizen e cittadini informati, consapevoli e responsabili possono contribuire alla costruzione della smart community. Smart community che peraltro proprio a Catania si stanno costruendo, e questo è molto interessante, sempre qualcosa di più del progetto che consiente Rider si sta portando avanti in quel senso. Sì, il progetto Prisma è ormai, insomma, ha oltre 2 anni e mezzo di lavori, è un progetto che nasce proprio con l'obiettivo di mettere le basi per quella che era, diciamo, allora, perché il progetto del 2012, la novità, ossia il cloud computing, ossia l'erogazione di servizi tecnologici in una modalità open source, aperta, interoperabile. E questa piattaforma in realtà oggi è stata già sviluppata, completata, la stiamo proprio sperimentando, e l'obiettivo è quello di, cioè sarà quello di partire da lì per on top andare a sviluppare quelle che poi saranno le applicazioni e i servizi in grado di mettere in contatto degli standard, delle tecnologie aperte, quindi dei modelli, i cittadini, la pubblica amministrazione e quindi le imprese con i
fatto avranno tutto l'interesse a starci dentro piuttosto che collaborare, tutti da lì evidentemente si genera il valore e quindi la community alla quale si riferisce ovviamente. Grazie tanto. Una domanda invece la faccio a Rosario. Impattato in maniera internazionale, ogni ovviamente con un unico modello, però di fatto ogni hub tende ad avere una sua specificità, tende a costruire la sua natura in relazione al territorio in cui in qualche modo si sviluppa e cresce, poi fatto l'hub diventa l'elemento centrale del territorio, di conseguenza il contesto che lavora con l'hub, nell'hub, per l'hub e via dicendo, che conosce tutte le posizioni, di fatto diventa articolatore del territorio. Quindi in qualche modo la mia domanda è quali sono, quali vorrebbero essere, vorranno essere le specificità di questo departamento? Grazie, la domanda ovviamente mi permette di dare un altro qualche elemento di come funziona. Allora, innanzitutto è molto importante la premessa che hai fatto tu. Noi siamo un ente autonomo, membri di un'associazione globale di cui deteniamo il brand. Quindi non è un franchising in senso proprio, ma è una specie di franchising che noi stessi ci diamo a vicenda. Questo è molto importante da capire, perché ti fa capire poi come si declina sul territorio, per cui abbiamo cooperative, SRL, associazioni, enti misti pubblico-privati, cioè c'è di tutto. Ognuno di questi è un pezzettino di questa rete e si muove sul territorio anche dal punto di vista della sua forma giuridica in maniera specifica, in maniera particolare. Qui noi siamo quindi completamente autonomi nel declinare quello che intendiamo hub e non lo facciamo con un'idea pregressa, come un po' diceva Emanuele, sul come stiamo immaginando di influire su come questo spazio diventerà, su come anche diventerà lo spazio accanto, che avrà un restyling funzionale, ma anche, non dico neanche estetico, ma direi simbolico comunque. Perché simbolico? Perché non dobbiamo creare degli spazi che sono disegnati per la community, non dobbiamo neanche creare degli spazi con la community, ma è la community che si avvale delle competenze tecniche necessarie affinché lo spazio diventi un po' una sua emanazione. Nell'essere la sua emanazione non possiamo immaginare di fotografarlo, ma dobbiamo immaginare di seguirlo. Per cui oggi questo spazio è questo, perché questo siamo noi. E non è casuale che, tra l'altro non ci siamo parlati di come, perché siete stati concitati, vi avete organizzato una velocità pazzesca, però diciamo, questo spazio è così, perché così deve essere oggi, questo spazio rappresenta come siamo in questo momento germinativo, no? In questo momento di... Queste parole, se non mi sbaglio, sono state prese da un cloud che noi abbiamo creato insieme alla nostra community in un lavoro di co-creazione e co-design che abbiamo fatto qualche mese fa, un paio di mesi fa, nel quale praticamente queste parole sono i tag di idee che non nascono da noi, ma nascono dal frutto di conversazioni puntuali fatte a gruppetti di persone che proiettano in questo spazio i loro valori, le loro idealità, eccetera. Quindi quello che sarà qui l'hub, che tipo di connotazione avrà, sarà semplicemente il risultato di una quadratura evolutiva, quindi forse più di un elemento un po' più organico, meno squadrato, di tensioni positive, speriamo, quindi vocate al proprio io che ci faccio qui, che senso posso dare al mio essere imprenditore, che senso posso dare al mio essere pezzo di un movimento civico, che ruolo posso dare alla mia voglia di mettermi al servizio di qualcosa che prescinde dalla mia individualità, perché voglio crescere, perché voglio arricchirmi. Tutto questo porterà a queste parole che vediamo qui, che ovviamente sono anche abbastanza difficili da conciliare, apparentemente, ma è questa difficoltà di conciliare, che appartiene anche alla tua difficoltà quando parli alla pubblica amministrazione, che non è solo tua, è una difficoltà. Noi poi abbiamo già avuto una discussione praticamente su questo, in cui praticamente questa gap tra una parola e l'altra che costituirà la trama e l'identità del nostro hub, della nostra community, della nostra agenda. Non so se l'ho risposto, ma non è facile. In maniera perfetta. Quindi, come dire, abbiamo visto oggi che la tecnologia diventa strumento abilitante per un'azione orientata al ridisegno del territorio e alla riscoperta della sua natura. Abbiamo visto che questo porta alla nostra capacità di valorizzare le risorse
risorse del territorio, ma anche le risorse umane, anche se preferisco pensare domani con delle risorse piuttosto che delle risorse umane, questa è la mia, come dire, il mio trip. Ecco, abbiamo visto che le risorse umane, questi umani tra le risorse, possono retroagire sul territorio arricchendolo, e abbiamo visto che tutto questo può avvenire in un contesto partecipato in cui imprese, associazioni, società civile, persone, singole persone possono contribuire per la costruzione di un ecosistema di comunità in cui diversi stakeholder contribuiscono al bene collettivo non perché sono buoni, ma perché contribuire al bene collettivo consente loro di aumentare il benessere individuale distribuito. Tutto questo in qualche modo è Trinitech, tutto questo è Smart Hub, tutto questo è il lavoro congiunto di grandi aziende con imprese che, di minore dimensione. Tutto questo l'abbiamo visto in un contesto appunto di co-creazione che parte, come dire, dalla co-creazione dell'ambiente in cui si sviluppa e si cresce. Ecco, a questo punto, come dire, l'auspicio è che il processo che sta portando alla terraformazione di questo territorio, imprenditoriale, quindi della vostra iniziativa, poi possa scalare e diventare un modello per tutta la città di Catania, ossia un modello che consente di disegnare assieme il futuro della città, disegnarlo a partire dalle sue risorse, disegnarlo a partire dalle sue opportunità, disegnarlo a partire dalle competenze che la città ha e che troppo spesso respinge facendo perdere la città due volte, una volta perché appunto non acquisisce il valore che viene dalle sue risorse, una seconda volta perché oltretutto anche spesso investito per formarlo. Questo è in qualche modo quindi il programma. E io lascerei le parole conclusive a Emanuele Spampinato, ringraziandolo ovviamente per averci dato a tutti l'opportunità di riflettere oggi su temi che riguardano di fatto la vita di quelli che speriamo sempre più siano davvero smart citizen, che sono forse più importanti delle smart city che diventano pezzi di ferro. Conclusione brevissima. Seguiamo l'evoluzione di questi spazi, sarà anche l'effetto tangibile del cammino che faremo come comunità. Ci confrontiamo, ci ritroviamo qui in uno spazio che sarà diverso, che sarà specchio di quello che avremo fatto. Ci vediamo qui tra un anno, speriamo tutti insieme, in salute, anche più numerosi. Ricordo quando siamo partiti con il nuovo consiglio di amministrazione, dopo qualche settimana con l'ingegnere Parato, che mi sento parla di caro amico Marcello Messina, dissi: ma ti immagini qui in questo spazio aperto quando ci saranno l'anno prossimo almeno 20 persone a lavorare? Ecco, oggi mediamente in questi spazi stanno quotidianamente circa 80 persone, tra hub di impact hub, collaboratori nei vari progetti, università, CNR, saluto il professore Pappalardo, di Stefano, che sono partner importanti e fondamentali di tanti progetti che stiamo portando sul nostro territorio e che sta consentendo a realtà come Trinitech e la società come Trinitech di fare tante assunzioni, creare tanti posti di lavoro, università, creare tante opportunità di lavoro per tante persone che altrimenti avrebbero difficoltà a rimanere nei gruppi di ricerca, di lavoro, dei diversi professori coinvolti. Ecco, stiamo facendo oggi in Trinitech, in questo posto, che non è solo Trinitech, giornalmente ci sono circa 80 persone, d'accordo? Una volta abbiamo fatto l'albero di Natale con tutte le foto delle persone che stavano al primo piano, sì, li riconosco tutti, ma non pensavo che fossimo così tanti. Penso a tutte le altre persone, a tutte quante le altre aziende e enti che oggi stanno vivendo la loro speranza di crescere professionalmente piuttosto che crescere come persone in questo contesto, grazie a questo lavoro che stiamo facendo. Ecco, la speranza è che ci contiamo. Credo che abbiamo la possibilità.
possibilità di essere molti di più, e questo deve essere l'orgoglio di tutti, e per me, come ho scritto in un post di qualche giorno fa, una foto dell'albero di Natale, per me è un privilegio essere parte di questo, di questa sfida, di questo percorso. Grazie a tutti. L'anno prossimo troveremo un albero di Natale più grande per contenere tutte le foto che saranno necessarie. Ringrazio tutti voi e vi saluto.